Dunque, appunto, i pollaiolo, anzi i pollaiuolo, come ancora oggi si preferisce chiamarli all'estero, e infatti, almeno secondo Kenneth Clarke, l'importanza di questi due artisti has been underrated, perhaps, owing to a name which looks too difficult to pronounce. E dunque, che cosa evocava questo strano nome al tempo di Wagen, di Eastlake e di Mundler? Quali opere, cioè quali idee di pittura? E non è forse del tutto arbitrario chiedercelo, considerato come proprio alla Gemäldegalerie di Berlino e alla National Gallery di Londra si trovino le uniche due tavole di grande formato dipinte dai Pollaiolo che non si conservano in Italia. Una è l'Annunciazione, entrata nelle collezioni pubbliche berlinesi nel 1821 con la collezione di Edward Solly, l'altra è il famosissimo Martirio di San Sebastiano, un quadrone alto quasi 3 metri per 2, che Charles Eastlake fece comprare a Firenze all'inizio del 1857 presso lo spudorato proprietario, il marchese Roberto Pucci. Ora, a essere sinceri, ci sarebbe anche un terzo pollaiolo monumentale fuori dall'Italia, che però entra in scena più tardi, questo quadro, questa Madonna col bambino a Strasburgo, comprato da Bode nel 1901, e che però è uscita dalla discussione fin dal 1947, quando finì semidistrutta da un incendio scoppiato nelle soffitte del Museo di Strasburgo. Su questo vi rimando a un saggio del nostro ospite Neville sul numero 35 della rivista Predella. Dunque, le due pale di Berlino e di Londra sono certamente opere con una vicenda molto diversa. Il San Sebastiano giunge a Londra direttamente dalle mani dei discendenti del committente, Antonio Pucci, che nel 1475 aveva fatto porre il dipinto all'altare della propria vasta cappella che si trova all'interno del complesso della Santissima Annunziata di Firenze. Ed è un'opera celebrata da Giorgio Vasari, che la giudica il capolavoro di Antonio del Pollaiolo. Fu quest'opera, scrive Vasari, la più lodata che Antonio facesse già mai. L'Annunciazione, invece, sembra del tutto ignota alle fonti e la sua storia, prima della comparsa presso Solly, rimane per ora avvolta nel mistero, anche se le fondamentali ricerche di Robert Squibbles hanno aperto nuovi spiragli per future indagini, in particolare mi pare di intuire anche con una indicazione di una possibile provenienza del quadro da Santa Pollonia. Se la pista fosse giusta, la cosa sarebbe interessante. Santa Pollonia era un convento di clausura, non tutti gli spazi erano accessibili. Questo potrebbe anche spiegare il silenzio delle fonti. Per esempio, Vasari non parla degli affreschi famosi di Andrea del Castagno. Nella prima edizione del catalogo della Gemäldesammlung di Berlino, pubblicata da Gustav Wagen nel 1830, anno di inaugurazione del museo, c'è una sola opera attribuita ad Antonio del Pollaiolo e non è l'Annunciazione. Si tratta invece della tavola con San Sebastiano, del giovane Sandro Botticelli, anche questo un quadro di provenienza Solly, che già recava il nome del Pollaiolo al momento dell'acquisto. La ragione dell'errore è del tutto evidente, si tratta di un cortocircuito iconografico proprio con la pala Pucci oggi a Londra, che tra l'altro, per il fatto di essere stata così lodata da Giorgio Vasari, si era meritata ben due tavole nella Etruria Pittrice di Marco Lastri del 1791. Questo è un dettaglio dell'incisione di Lasinio, che è una delle due incisioni che riproduce il quadro di Pollaiolo, e quindi diciamo era un dipinto sotto gli occhi di tutti ed era facile fare l'accostamento. Sarà Cavalcaselle nella New History of Painting, quindi 1864, a restituire il San Sebastiano di Berlino al suo legittimo autore, e Cavalcaselle, lo possiamo anticipare fin d'ora, è un po' il vero eroe di questa storia. La pala con l'Annunciazione, invece, era riferita da Wagen a Alesso Baldovinetti. In questo caso si trattava di una vera e propria attribuzione, poiché l'opera, per questo mi rifaccio in toto al lavoro di Robert Squibbles, era stata esportata nel 1818 da Firenze sotto il nome di Domenico Veneziano, mentre pare di capire che a casa di Solly, che l'aveva comprata di lì a poco, fosse riferita a Luca Signorelli. Il riferimento a Baldovinetti, tutto sommato ragionevole, verrà riproposto da Wagen fino alla settima edizione del suo catalogo del 1841, mentre nell'ottava, 1845, l'opera passa sotto il nome di Antonio del Pollaiolo.
e si è detto ieri della crescita di Wagen come conoscitore proprio negli anni 40-50, del perfezionamento del suo sistema di riferimento all'arte italiana. Sarà però solo nel 1878, nel catalogo redatto dall'allora direttore Julius Meyer, direttore di Berlino, ma soprattutto direi dal suo assistente Wilhelm Bode, che la tavola verrà infine restituita al fratello minore di Antonio, Piero del Pollaiolo, al quale oggi è unanimemente riconosciuta. E devo dire che fa molta impressione il referto così secco, preciso di Meyer e Bode nel 1878, che scrivono: opera già attribuita ad Antonio del Pollaiolo, basta il confronto con l'incoronazione della Vergine, firmata da Piero a San Gimignano, per dimostrare con certezza che anche l'Annunciazione è della stessa mano. Va detto però che per gli studiosi della generazione di Wagen, Piero del Pollaiolo, che come diremo era stato ridotto da Vasari a semplice assistente di suo fratello, praticamente non esisteva come opzione attributiva. E certo avrà anche inciso il fatto che il grande quadro firmato a San Gimignano rimaneva assai fuori mano e non tutti lo avranno visto. Peraltro sappiamo che lo vide Eastlake nel 1857 e non gli piacque affatto. A very inferior and mannered work. Gli altri due dipinti pollaioleschi che si ammirano oggi a Berlino, cioè il David e la ragazza di profilo, entreranno a far parte delle raccolte berlinesi solo più tardi, proprio per iniziativa di Bode, il primo comprato da Bardini nel 1890, l'altro, 4 anni dopo, a Londra, dai Colnaghi. Però la vicenda critica del ritratto di Berlino, che Andrea Di Lorenzo ha ricostruito nel catalogo della mostra dedicata ai fratelli Pollaiolo a Milano nel 2014, ci torna comunque utile per illuminare entro quale abisso delle conoscenze dovessero muoversi Wagen e i suoi amici. Il quadro, infatti, si trovava nel 1815 nella collezione del barone Nicolas Massiat a Parigi, dove passava per opera niente meno che di Cimabue. E come tale venne venduto all'asta di quella raccolta nel 1825. Ma ancora più stupefacente è ritrovarlo ormai negli anni 70 dell'Ottocento a Londra, presso Lord Ashburnham, sotto l'etichetta Simone Memmi, cioè Simone Martini. Sarà solo a fine secolo, cioè al momento dell'ingresso dell'opera nel Museo Berlinese, che questo dipinto, come un po' tutti i ritratti femminili di questo genere, entrò in una vivace discussione critica che vedeva contrapposti i nomi di Piero della Francesca, Filippo Lippi, Verrocchio, ipotesi patrocinata all'inizio almeno da Berenson, e Domenico Veneziano, e questa era invece l'idea di Bode. L'opzione Antonio del Pollaiolo verrà messa in campo ormai all'inizio del Novecento da Maud Cratwell e Adolfo Venturi, e sarà infine Roger Fry nel 1930 a suggerire per primo che si tratti qui piuttosto del fratello Piero, ipotesi che noi condividiamo. Lo stato primitivo delle conoscenze nei primi decenni dell'Ottocento si riflette ancora nei Works of Art and Artists in England di Wagen, 3 volumi pubblicati a Londra a una data molto precoce, nel 1838, opera sicuramente importante, nella quale però l'autore non si fa alcuno scrupolo a sottoscrivere l'attribuzione allora corrente ad Antonio del Pollaiolo per la Pietà di Ercole de Roberti a Liverpool, commentando anzi che l'impegno nel rifinire le forme ci mostra qui uno scultore che solo occasionalmente dipinse. Come si è detto, la crescita di Wagen come conoscitore attorno alla metà del secolo è molto notevole, e 16 anni dopo, nei più celebri Treasures of Art del 1854, egli corregge l'attribuzione in favore di Mantegna, che è comunque un bel passo avanti. E tuttavia è curioso come sostanzialmente non modifichi il commento, cioè che sia Pollaiolo che sia Mantegna comunque si sente lo scultore che solo occasionalmente dipinge, il che per Mantegna suona più bizzarro. Peraltro, a proposito di queste congiunture Pollaiolo-Ferrara, non va dimenticato che fino all'intervento del solito Cavalcaselle, anche un capolavoro come la palla di Francesco del Cossa con l'Annunciazione a Dresda passava come opera dei Pollaiolo, cioè è veramente l'alba della connoisseurship. Nei Treasures of Art il nome di Pollaiolo ricorre raramente. Ora, lasciando qui da parte le incisioni, i soli dipinti menzionati da Wagen sotto il nome di Antonio del Pollaiolo sono 2 profili. Uno, allora nella raccolta di Charles Sackville Bale,
e San Giovanni Battista di Piero di Cosimo, oggi al Metropolitan Museum. Qui peraltro Wagen si limitava a raccogliere l'attribuzione con cui questo dipinto era passato in asta da Christie's nel 1839. L'altro dipinto invece è un profilo femminile, allora nella collezione di Miss Rogers. E questa è proprio un'attribuzione. Wagen scrive infatti che il quadro passava allora erroneamente per Verrocchio, mentre lui è incline ad attribuirlo ad Antonio del Pollaiolo. Pochi anni più tardi, nel 1857, segnalando il passaggio dell'opera nell'importante raccolta del reverendo Davenport Bromley, Wagen afferma che l'attribuzione al Pollaiolo lo convince sempre di più sulla scorta di studi che va conducendo fin dal 1835. Quindi non ho capito esattamente a cosa stesse escogitando sul Pollaiolo. L'opera dovrebbe essere appunto questa che vi mostro, foto che ho pescato nel fondo FEI, qui della Fondazione Zeri che ci ospita, dove è indicata in collezione Edmond de Rothschild. Ancora una volta è a Cavalcaselle e Crow che si deve la più precisa, anzi determinante, messa a fuoco dell'opera. Alla fine della vita del Verrocchio, del capitolo sul Verrocchio, il busto in profilo di una signora con un'acconciatura dorata che fu in successione nelle raccolte di Miss Rogers e di Mr. Bromley, assegnata prima a Verrocchio e poi a Pollaiuolo, reca invece i caratteri dello stile di Filippino Lippi ed è, crediamo, una bella opera della giovinezza di Raffaellino del Garbo. Direi definitivo. Cioè Cavalcaselle veramente sta su un altro pianeta rispetto alla generazione che lo precedeva. Venendo ora a Eastlake, mi chiedo se una spiccata e precoce predisposizione nei confronti dell'arte di Antonio del Pollaiolo, vorrei dire quasi una premonizione nei confronti del Pollaiolo, non si possa cogliere già nella sua attività di pittore. Tra il 1825 e il 1826, a Roma, poco più che trentenne, quando ancora il suo coinvolgimento nella Fine Art Commission, nelle vicende della National Gallery, era tutto di là da venire, Eastlake dipinge questo bel quadro per il Duca di Devonshire, quadro che si trova tuttora a Chatsworth, di cui non ho recuperato purtroppo una fotografia decente, spero che si intravveda almeno. Il soggetto, Isadas difende Sparta dall'assedio dei Tebani, è tratto da Plutarco, e lo stesso Eastlake ci racconta quanta erudizione archeologica profuse nella scelta delle architetture, dei costumi, delle armi, eccetera. È una vera apoteosi del gusto neoclassico e come tale è sempre stato celebrato. Tuttavia il giovane eroe nudo che si scaglia contro gli assalitori che rimangono tramortiti dalla sua bellezza e battono in ritirata scambiandolo per un dio, strano soggetto, mi sembra implicare la conoscenza della famosa tavolina con l'Ercole e l'Idra di Pollaiuolo che era esposta agli Uffizi fin dal tardo Settecento e che era stata riprodotta in un'incisione nella Reale Galleria di Firenze illustrata fin dal 1817. Diciamo che se così non fosse, occorrerebbe credere che a 350 anni di distanza Antonio del Pollaiolo e Charles Eastlake individuassero il loro ideale eroico in un identico modello antico. Ma il nome di Eastlake, come ho accennato, si lega a quello dei Pollaiolo soprattutto in relazione alla vicenda dell'esportazione del martirio di San Sebastiano. Il direttore della National Gallery aveva iniziato a interessarsi al quadro, almeno dal 1855, quando il marchese Roberto Pucci avanzava ancora delle pretese economiche irricevibili, ma era già evidente a tutti che presto sarebbe venuto a più miti consigli. La grande pala non si trovava più all'Annunziata, era stata ritirata nel palazzo di famiglia fin dal 1830, quando erano iniziati dei grossi lavori al sacello nella chiesa appunto fiorentina. Quasi subito dovette venire restaurata, perché nel 1832 Giovanni Masselli, in una nota alla vita del Pollaiolo nella sua edizione del Vasari, scrive che l'opera, cito, sussiste ancora in buono stato e i signori Pucci, che ne sono proprietari, l'hanno fatta ultimamente ripulire da abile e cauto restauratore. Vale la pena forse ricordare che Eastlake, e questo ce lo assicura la sua vedova, leggeva Vasari proprio nell'edizione curata da Giovanni Masselli, uscita in due volumi a Firenze, 1832 il primo, 1838 il secondo,
con un importante e molto sottovalutato apparato di note. Tra l'altro Masselli è il primo a segnalare l'esistenza del quadro di Piero del Pollaiolo a San Gimignano. Comunque sia, la Cappella Pucci sarebbe rimasta chiusa al pubblico per più di 20 anni, fino al 1852, e al momento della sua riapertura la pala pollaiolesca non era tornata sull'altare. Nonostante le pressioni del governo toscano affinché fosse ricollocata dove era e venisse considerata alla stregua di un bene pubblico, il Marchese procedette con le trattative e all'inizio del 1857 trovò un accordo con la National Gallery per 3.155 sterline e 2 anni prima ne chiedeva 6.000. Furtivamente imballato, il quadrone partì nottetempo per Livorno, dove arrivò l'11 febbraio del 57, il mese successivo fu imbarcato e in aprile giunse a Londra, sano e salvo. L'operazione sollevò un vespaio di polemiche. In Italia ci sarebbero stati strascichi e litigi anche tra il Marchese e i frati dei Servi di Maria dell'Annunziata, che si conclusero nel 1859 quando Pucci si impegnò a far eseguire a sue spese una copia del quadro e soprattutto a donare 3.000 scudi ai frati per lavori alla chiesa. In Inghilterra invece l'arcinemico di Eastlake, cioè l'entusiasta John Morris Moore, ricordato ieri da Julie Sheldon e da Susanna Avery, pubblicò un violento opuscolo dal titolo molto esplicito The National Gallery Purchase of a Pollaiuolo and Sir Charles Eastlake's Violation of Tuscan Law. Ora va detto che accanto alla riprovazione per questa operazione spregiudicata si registra anche una diffusa perplessità circa le reali qualità del dipinto. La pittura dei Pollaiuolo ha ben poco per piacere agli uomini della prima metà dell'Ottocento. La composizione così schematica, la brutalità dell'azione, il realismo volgare dei personaggi disturbavano il gusto dell'epoca. Quando Moore sostiene che il Pollaiuolo è solo un bizzarro e sgradevole pittore di secondo livello, a quaint and unpleasant second-rate painter, esagera i toni per fare polemica con Eastlake, ma sa di poter contare su un'opinione pubblica che non è per nulla incline ad entusiasmarsi per il nuovo acquisto. Già alla fine del Settecento, nella già ricordata Etruria Pittrice, tra l'altro ricordo che i grandi volumi dell'Etruria Pittrice spiccavano nella diapositiva che ha mostrato Susanna Avery ieri della biblioteca di Eastlake, che erano tra i suoi libri. Dicevo, già nell'Etruria Pittrice, dove pure vengono trascritte le lodi di Vasari, si legge: bisogna palesare sinceramente ciò che l'animo nostro sente in osservare questo quadro. Egli ci sembra di uno stile secco, preciso, le carni hanno pochissimo chiaroscuro e la composizione, benché molto semplice e vera, non è affatto di ottimo gusto. D'altra parte, anche nell'edizione delle Vite di Vasari, curata dalla Società di Amatori delle Arti Belle, ce ne ha parlato ieri Gabriele Fattorini, cioè i fratelli Carlo e Gaetano Milanese, Vincenzo Marchese e Carlo Pini, siamo nel 1849, si legge: certo è che chiunque osservi l'opera troverà esagerate le lodi dello scrittore aretino. E Cavalcaselle e Crowe ribadiscono: it is a fine work, but praised to exaggeration by Vasari. Ora, tante resistenze si intendono forse meglio alla luce della più generale difficoltà di mettere a fuoco la figura storica di Antonio del Pollaiuolo, che fu un artista grandissimo ma non un grandissimo pittore. Non è naturalmente questa la sede per ripercorrere la complessa vicenda critica dei fratelli Pollaiuolo, mi limito a ricordare che la testimonianza degna di fede delle fonti più antiche, cronisti quattrocenteschi, Francesco Albertini, libro di Antonio Billi, Anonimo Bagliabecchiano, tutte senza esitazioni danno a Piero del Pollaiuolo la quasi totalità della produzione pittorica collegata ai due fratelli. E in particolare tutte queste fonti in maniera unanime danno a Piero il martirio di San Sebastiano. Questa ripartizione dei ruoli tra i fratelli, Antonio invece viene celebrato come grande orafo, come incisore e soprattutto come straordinario scultore in bronzo. Questa ripartizione, dicevo, viene drasticamente rimessa in discussione da Giorgio Vasari, che, mosso soprattutto da istanze ideologiche sulle quali mi sono già dilungato in passato e ora non torno, volle fare di Antonio il grande prototipo dell'artista universale,
orafo, scultore, sì, ma soprattutto grande pittore, trasferendo sul suo conto tutti quei dipinti che le testimonianze più antiche assegnavano invece al fratello minore Piero. L'autorevolezza di Vasari ha poi fatto sì che questa interpretazione dei fatti si sia cristallizzata per secoli senza incontrare sostanzialmente obiezioni. A rimettere tutto in discussione avrebbero potuto essere le intuizioni, inutile dirlo, di Cavalcaselle e Crowe, che aprono il capitolo sui pollaiolo nella New History of Painting con questo incipit memorabile: abbiamo ragione di credere che le vite di Antonio e Piero Pollaiolo siano state, almeno in certa misura, ingannevolmente intrecciate, e che mentre la storia assegna la gran parte della fama ad Antonio, sia come orafo che come pittore, il diritto di Piero a ricevere attenzione sia stato alquanto trascurato. Tuttavia, poi, già nell'edizione italiana dell'opera, 30 anni dopo, questo lucido punto di vista appare appannato, e soprattutto poi sarà Berenson, all'inizio del Novecento, a tornare a rivendicare ad Antonio tutti i dipinti assegnatigli da Vasari, riducendo Piero a una specie di assistente un po' incapace di suo fratello. E questa è l'interpretazione dei fatti che ha continuato ad essere ripetuta fino a ieri, se non fino a oggi, e che credo invece vada radicalmente contestata. Cioè, il martirio di San Sebastiano è un dipinto in toto di Piero del Pollaiolo. Dunque, che cosa sollecitò l'interesse di Eastlake per questo grande e, come abbiamo visto, non facile quadro, tanto da convincerlo dell'opportunità di assicurarlo alle collezioni nazionali britanniche? Certamente il fatto che si tratti di un'opera così apprezzata da Vasari, ma non fu questa l'unica ragione. Il quadro, scrive Eastlake, è notevole per la storia dell'arte anche per un altro motivo. È uno dei primi esempi esistenti, e certamente il più importante, dell'arte della pittura a olio, così come questa, adottata dai maestri fiamminghi, veniva praticata a Firenze. Per questa generazione di uomini di museo e prima ancora pittori, professionisti come Eastlake o dilettanti, che con le opere intrattenevano un rapporto diretto, cioè non mediato dal filtro delle fotografie, gli aspetti materiali, tecnici, fisici del dipinto assumono un significato che andrà poi progressivamente perdendo peso nella pratica della connoisseurship. Eastlake poi coltivava un interesse del tutto speciale per le tecniche dei pittori antichi, e a lui si deve un'opera ancora oggi capitale su questo argomento, di cui abbiamo già sentito parlare, cioè i Materials for a History of Oil Painting, di cui esce il primo volume nel 1847. Ce ne ha parlato ieri Susanna Evricoche e forse anche Matthew Hayes, io però non c'ero, mi dispiace moltissimo perché avrei davvero imparato molto dalla tua relazione, dovevo finire di preparare questo. Come sapete, al tema della diffusione in Italia della pittura a olio, Vasari dedica alcune pagine molto famose, ma anche molto fantasiose, in più punti delle vite. Nell'introduzione, nella biografia di Antonello da Messina, e infine, con coloritura ormai apertamente romanzesca, nella vita dedicata alla coppia Domenico Veneziano Andrea del Castagno. Molto in sintesi, il racconto è questo: tecnica inventata da Jan van Eyck a Bruges, da lui trasmessa ad Antonello da Messina, che si reca a fargli visita in Fiandra. Antonello la importa a Venezia, qui la comunica all'amico Domenico Veneziano, e quest'ultimo, una volta trasferitosi a Firenze, la fa conoscere ai pittori fiorentini e in particolare ad Andrea del Castagno, il quale, per l'invidia nei confronti delle lodi che Domenico raccoglieva a Firenze, alla fine avrebbe ammazzato il collega. Questa ricostruzione dei fatti era sostanzialmente ancora attendibile agli occhi di Eastlake. La grande fiducia che egli riponeva pur sempre nel Vasari lo porta, nei Materials, a tentare un compromesso tra l'evidenza dei dati storici e le parole dell'aretino, quasi senza accorgersi di quanto la sua stessa ricerca, una straordinaria ricerca storica, quella che fa Eastlake in quest'opera, mettesse a dura prova l'attendibilità di quei passi delle vite. È quasi commovente vedere come Eastlake in ogni modo cerchi di salvare la credibilità di Vasari, cioè una dedizione nei confronti di Vasari. Siamo proprio alla fine di questo credito nei confronti di Vasari, come vedremo subito. E infatti, negli ultimi anni di vita del direttore della National Gallery, Eastlake, come sapete, muore a Pisa nel 1865,
Nuove scoperte incrinarono anche questa residua fiducia e ricacciarono apparentemente la narrazione vasariana nel campo della pura fantasia. Ad esempio, una volta appurato che Jan van Eyck morì nel 1441, mentre non si avevano notizie di Antonello da Messina prima del 1470, l'idea di un incontro tra i due pittori a Bruges perse ogni credibilità. Ma il colpo di grazia giunse da Gaetano Milanesi, il quale nel 1862 scoprì che Domenico Veneziano era morto nel 1461, cioè 4 anni dopo il suo presunto assassino, Andrea del Castagno, che veniva così completamente scagionato dall'accusa di omicidio. Questa scoperta, diffusa immediatamente in Europa dalla New History of Painting, provocò fuori d'Italia un completo crollo di fiducia nei confronti del biografo aretino, accompagnato spesso anche da una indignata reazione moralistica per l'invenzione di un episodio così infame come la storia dell'omicidio per invidia. Emblematica in tal senso è la prefazione che la vedova Eastlake appose al secondo volume, uscito postumo, dell'opera sulla pittura a olio del marito. Esce nel 1869 questo secondo volume. L'amaro disincanto di Lady Eastlake giunse a farle definire il Vasari, lo leggo in italiano, uno che, tanto nello stile in cui dipinge, quanto nelle abitudini mentali, dimostra un carattere totalmente opposto a quello di Sir Charles, cioè opposto allo scrupolo, alla serietà, al rigore di suo marito, il solito fanfarone italiano che si inventa le cose. Dunque, tornando alla Palapucci, perché opere a olio di Domenico Veneziano e di Andrea del Castagno non se ne conoscono, la tavola pollaiolesca, che è effettivamente eseguita con abbondante impiego di quel nuovo legante, cioè olio, rappresentava per Eastlake, e rappresenta ancora per noi oggi, una delle prime testimonianze monumentali di sperimentazione della pittura a olio a Firenze e costituisce pertanto un documento straordinariamente interessante anche dal punto di vista della storia della tecnica. Volevo concludere, se c'è il tempo, con un breve cenno, cioè tornando un attimo dalla tecnica a questioni di stile. In un taccuino di note di viaggio di Eastlake del 1859, proprio Sir Charles raccoglie per primo un gruppo di dipinti raffiguranti la Madonna col Bambino, aprendo di fatto un dibattito, anche se spesso non gli viene riconosciuto, che ha diviso gli studi, non ancora pervenuti oggi a una soluzione da tutti condivisa. Il punto di partenza è questo, un dipinto sublime, la Madonna con due angeli, numero 296 della National Gallery, che lo stesso Eastlake, accompagnato da Otto Mündler, aveva visto nel 1857 in una collezione a Volterra e subito se l'era assicurato per la National Gallery. Eastlake e Mündler, a quell'epoca, cioè nel 1857, erano inclini a riferire il quadro a Domenico Ghirlandaio e sotto tale nome il quadro venne subito registrato nei cataloghi della National Gallery redatti dal keeper Ralph Warnham. Però a 2 anni di distanza dall'acquisto, tornando a ragionare sull'opera, Eastlake ritiene di poter assegnare allo stesso autore di questa Madonna altre 3 tavole dello stesso soggetto. Quella col numero di inventario 108 della Galleria di Berlino, quella allora nella collezione di Alexander Barker, oggi al Musée Jacques Marandré di Parigi, e una 4ª, che non ho capito bene quale sia, ma confesso che non ho fatto troppe indagini, A Much Injured Picture by the Same Hand, già di proprietà Bacci a Firenze e poi portata in Inghilterra da Mr. Spence, cioè credo William Blundell Spence. Questi dipinti recavano le attribuzioni più varie, erano stati assegnati a Piero della Francesca, Ghirlandaio, appunto, Filippo Lippi, Pollaiolo, Pesello. Eastlake, in questo momento, siamo nel 1859, non si sbilancia sul nome, anzi è incline a ritenere Pesello la soluzione più ragionevole, ma certamente dice: At all events, the 4 pictures above mentioned are by one and the same excellent artist. Pittore che a questo punto lui riconosce è per certi aspetti affine, ma comunque distinto da Ghirlandaio, quindi fa cadere la vecchia attribuzione, la prima attribuzione a Ghirlandaio.
I cataloghi della National Gallery sono molto cauti, il quadro continua a essere schedato come ghirlandaio per alcuni anni, ma poi a partire dal 1870, come vedremo, cambia anche l'attribuzione. Passano ancora due anni, siamo nel 1861, e Eastlake, in una lettera ai trustees della National Gallery, col resoconto della propria attività per quell'anno, pubblicato da Susanna Avery in appendice ai Travel Notebooks, scrive: a Firenze, poiché ho ottenuto il permesso di esaminare con una scala il quadro dei tre santi del Pollaiolo, cioè la pala del cardinale di Portogallo, che si trovava fin dall'anno 1800 esposta agli Uffizi, ho verificato con mia intera convinzione che la conclusione a cui è giunto l'amico Mr. Mündler, già da qualche tempo, è assolutamente esatta. Il quadro della National Gallery, che porta il nome di ghirlandaio, va in realtà restituito ad Antonio del Pollaiolo. Cioè Eastlake, davanti, esaminando questo quadro di Pollaiolo agli Uffizi, si convince che la Madonna della National Gallery, da lui stesso e da Mündler, attribuita a ghirlandaio, vada spostato sul nome di Antonio del Pollaiolo, un'intuizione che sembra di capire sia di Mündler in prima battuta. Nella stessa occasione aggiunge al gruppo di tavole che aveva già raccolto anche questa famosa tavola con Maria in adorazione del bambino, allora nella Galleria Manfrin di Venezia, dove era attribuita a Filippo Lippi, cioè la Madonna Ruskin, oggi a Edimburgo. Allora capite che per un pittore che fino a quel momento era molto poco nelle corde del pubblico, un pittore che non piaceva come Antonio del Pollaiolo, questa svolta costituiva un clamoroso riscatto, perché la Madonna numero 296 della National Gallery era in quegli anni certamente uno dei dipinti quattrocenteschi in assoluto più amati dal pubblico della galleria. Lo sappiamo da varie testimonianze. Certo, la soluzione non era però quella giusta. E chi bisogna aspettare perché le cose vadano a posto? No, qui facciamo un salto troppo avanti. Cavalcaselli e Crowe, i quali nel 1864 si chiedono se alla fine questo gruppo, sostanzialmente coerente con sfumature che poi gli studi avrebbero precisato, raccolto da Eastlake, non potesse transitare sotto l'unico nome che fino a quel momento non era entrato nel dibattito critico, cioè Andrea del Verrocchio. Cavalcaselli lo dice con una certa cautela nel 1864, ma facendo capire che è molto incline a quella soluzione. Contro Cavalcaselli si scaglia Mündler nella recensione alla New History of Painting, dicendo che assolutamente no, queste sono opere al 100% di Antonio del Pollaiolo, e chi invece raccoglierà il suggerimento di Cavalcaselli sarà proprio Bode, che nel 1873 a Firenze compra per Berlino questo vertiginoso dipinto, e attorno a questo quadro, che va in qualche modo a coronare la serie raccolta da Eastlake, rilegge tutto il problema proprio nella direzione di Andrea del Verrocchio e della sua bottega. Ci spingeremo troppo avanti ricordando come contro queste conclusioni si sia scagliato con molta violenza Giovanni Morelli con i suoi settatori, Frizzoni, Richter, tutti inferociti contro questa ipotesi, al punto che ancora nella sua autobiografia uscita postuma, Bode, che muore nel 29, scrive che questa questione Pollaiolo-Verrocchio era stata tra i motivi più gravi del contrasto che lo aveva contrapposto a Morelli e ai suoi amici. Ciò che invece poi nessuno ricorda più è che ad avere aperto la questione, ad aver intravisto l'omogeneità del gruppo, era stato proprio Eastlake, anche se appunto con delle incertezze che dimostrano anche una cosa di cui si parlava ieri, cioè l'intelligenza e la duttilità di un connoisseur molto concreto, disposto a rimettere in discussione le sue soluzioni, quindi parte con una opzione ghirlandaio, forse la più facile in quel momento, poi si rende conto che ghirlandaio non può essere la soluzione giusta e rimane un po' incerto, e alla fine, sbagliando ma comunque significativamente sulla base di un accurato esame diretto di un originale, cioè la pala di Pollaiolo, opta per la attribuzione a Pollaiolo. Grazie.